L'ex Gres di via San Bernardino a Bergamo diventa casa dell'arte contemporanea. Lo spazio ospiterà manifestazioni ed eventi culturali. La prima esposizione sarà pronta per Bergamo-Brescia, capitali italiane della cultura. Una porzione nord dell'area, un tempo occupata da insediamenti produttivi dell'ex Gres, si avvia alla rinascita in vista dell'appuntamento del 2023. Nello spazio si tratta di due capannoni con copertura a volta, adiacenti alla struttura che disimpegnava uffici e magazzini, scelti per diventare uno spazio per l'arte contemporanea. La volontà di conservare la memoria di un'economia di grande sviluppo come fu quella degli anni 60 implica un'attenta valutazione di nuove funzioni da insediare. Alla base dell'intervento di rigenerazione urbana vi sono tre premesse: qualità architettonica, finalità sociali delle destinazioni, equilibrio economico delle iniziative che saranno realizzate insieme all'amministrazione, ha spiegato Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italy Immobiliare e presidente della Fondazione Pesenti. Abbiamo elaborato un master plan complessivo che ci ha permesso di condurre le indagini ambientali sull'area, di completare le verifiche strutturali e di individuare i primi edifici oggetto della valorizzazione. La rigenerazione urbana della zona ex Gres insiste complessivamente su un'area di 62.000 metri quadrati e interessa una superficie lorda complessiva di pavimento di poco superiore ai 24.000 metri quadrati.